Buonasera a tutti. Oggi tanti argomenti da trattare con due ospiti importanti che io vi presento immediatamente: Claudio Collovà, attore e regista palermitano, conosciuto in tutta Europa, meno apprezzato a Palermo indubbiamente. Lo provocherò continuamente durante la trasmissione. E Nadia Spallitta, che è un ospite abituale, con una motivazione particolare, perché è una delle poche o dei pochi consiglieri comunali che reagisce a determinate posizioni dell'amministrazione comunale che non vanno condivise. Una per tutte, le continue varianti che l'amministrazione comunale vuole approvare. Io sono contrario, quindi condivido la sua posizione e per questa la chiamo in trasmissione, oltre che per il piacere di averla qui e da noi, per parlare di questi argomenti che secondo me Buonasera. mirano. Cioè, si debbono fare conoscere ai cittadini e si deve fare conoscere come l'amministrazione comunale può massacrare il territorio comunale senza che nessuno se ne accorga. Intervenga. Quindi dico, sono idee mie personali, io non ho difficoltà ad esprimerle, quindi ti spingo anche, spingo anche te ad esprimerle pubblicamente, anche se tu scrivi queste cose, ti opponi in consiglio comunale, ma molte volte non sei coadiuvata da alcuni consiglieri comunali che si schierano con la maggioranza per convenienza o perché ricevono qualche prebenda e quindi atti amministrativi che non andrebbero approvati e che poi dovrebbero essere bocciati da un'ipotetica commissione di controllo che non c'è Che più, non c'è più. Giace. passano tranquillamente mentre il piano regolatore che doveva essere approvato ancora giace. Quindi ciò premesso, facciamo parlare prima lei. Per cavalleria che tra l'altro è stata derubata pure e poi diventa una barzelletta perché è come se tu ti fossi inventata questa cosa. E per la No. verità Roberto mi aveva fatto notare che due possibili candidati a sindaco subiscono due furti. Dico, non l'ho capita questa Io l'ho cosa. O ti eri denunciato. messa d'accordo con Ferrandelli? Non No, lo non so. ero neanche ero fuori quando mi sono derubato, non ne sapevo neanche nulla. Io pure sono No. stato derubato, non l'ho denunciato perché Posso mi hanno rubato una parte del. cogliere l'occasione No, per dico, mi dire hanno, no, no, ma è l'occasione per parlare di questo argomento, della poca sicurezza che secondo me c'è in città. A me hanno rubato per esempio una parte dello specchietto retrovisore, a mio genero hanno rubato lo scooter, so di altri a cui hanno rubato automobili e cose, con un mercato che c'è particolare, però è una città tranquilla, siamo diciamo, tutti io non stavo tranquilli. passeggiando, stavo andando a lavorare, avevo i soldi per le marche, diciamo, i contributi unificati che si devono pagare in contante, quindi non è che io normalmente sono solita passeggiare e con queste somme. Poi ho scoperto in questa circostanza che effettivamente la zona di Piazza Marina, Corso Vittorio Emanuele, quest'estate è stata oggetto di scippi, Cioè, rapine, può dire furti, non solo questa borseggi. zona, perché Questa zona, anche a mi Mondello, dicevano in Partanna, particolar modo, però sicuramente altre parti, quindi evidentemente abbiamo un le problema scorribande dei picciotti di dello ZEN controllo. continuano in maniera abbondante. E allora, tu hai partecipato, perché in effetti ti ho chiamato l'altro giorno? Perché ti avevo visto in una foto con altri tuoi amici e avevate partecipato alla festa dell'onestà. Io per carità dico, condivido questa festa dell'onestà, hanno fatto bene, tra l'altro conosco gli organizzatori, nulla, però io mi chiedo, ma per il palermitano che cos'è l'onestà? Cioè abbiamo risolto tutto il problema con una festa, ripeto, una festa interessantissima, tra l'altro si è organizzata in una zona particolare della Anche città, in un giorno in un giorno particolare. particolare, quindi nulla, però proprio qualche giorno prima c'era stata la dichiarazione della sorella del pentito di Borgo, non ricordo il nome, di Borgo Vecchio, che aveva dichiarato alcune cose sul Tantillo. fratello e che poi tra l'altro voleva scannare pure i giornalisti. Quindi non mi sembra del tutto. Allora, cerchiamo di Non abbiamo esaminare le un'idea cose, condivisa, insomma, allora, cerchiamo evidentemente, di di onestà. esaminare i fatti per come la realtà per quella che è. Parlare l'onestà intanto è una qualità che in primo luogo il soggetto politico dovrebbe avere, perché è un soggetto che svolge un ruolo di grande visibilità, è un modello per il cittadino, e dovrebbe rappresentare, dovrebbe essere il simbolo, l'espressione della Sono società. d'accordo.
cosa dici? Allora ti provoco. Scusa, chi è che approva le delibere pur non condividendole perché c'è un ordine di scuderia? Onesto è il politico che fa queste cose? Io credo di no. Io credo che esista lo svolgimento di un mandato libero secondo la propria coscienza, secondo i propri valori. Io sono uscita da una maggioranza proprio per cercare di essere coerente rispetto ai miei valori, che riguardano in buona parte l'utilizzo e la gestione del nostro territorio, ma poi anche altri profili. Per me quindi onestà è intanto, da soggetto politico, se me lo chiedi come soggetto politico, la lealtà, la correttezza, la probità, la rettitudine e la cura dell'interesse pubblico. Noi siamo chiamati a questo compito. Allora, diciamo che cosa vuole fare il Comune. Vuole approvare Cosa ha fatto in questi anni? Cosa ha fatto da decenni e che cosa non si riesce a interrompere in questo ultimo periodo? Intanto l'amministrazione, con mia grande delusione, ha continuato con l'istituto delle varianti urbanistiche. Quindi piuttosto che affrontare in modo organico l'analisi e la gestione del territorio, cercando di capire cosa serve realmente in termini di servizi, perché quando si parla di servizi si parla anche di centri aggregativi, scuole, ospedali, di palestre, verde, piuttosto che, dicevo, di affrontare in modo organico la visione e la gestione del territorio, ha continuato a reiterare varianti urbanistiche e, da una parte, e ha continuato con il criterio della cementificazione dall'altra, perché in questi anni io personalmente ho presentato almeno due proposte per istituire dei parchi urbani a Palermo. Queste due proposte ancora giacciono nei cassetti degli uffici tecnici, una addirittura mi è stata restituita, mentre hanno avuto iter assolutamente celeri i PRUST, che sono varianti urbanistiche, lottizzazioni, che non necessariamente erano invarianti, ma non necessariamente erano necessarie, non è necessario continuare a lottizzare perché di alloggi non ne abbiamo più bisogno, diciamo, utilizzo del territorio non all'insegna del verde, della creazione di spazi di fruizione collettiva pubblica, compresa l'ultima proposta di variante di cui parlavi. Per esempio nel centro storico noi abbiamo il piano particolareggiato esecutivo, che è del 93. Questo piano dovrebbe essere aggiornato anche nell'interesse del cittadino, perché il cittadino che vede un vincolo che dura 20 anni sul suo bene, e questo vincolo poi non ha prodotto l'utilizzo collettivo per cui era preordinato. Per esempio la previsione di verde pubblico presupponeva l'espropriazione e la realizzazione del verde pubblico in aree che in buona parte appartengono a privati. Quindi il cittadino correttamente recrimina e dice: dopo 20 anni io chiedo che si decida sul mio bene in un senso o nell'altro. Ora l'amministrazione, piuttosto che attuare il piano particolareggiato o rivedere il piano particolareggiato in modo organico, garantendo gli standard urbanistici, perché la previsione di aree di verde è una previsione che è imposta dalla legge, noi dobbiamo avere per ogni percentuale di territorio e di abitanti dobbiamo avere delle aree di verde. Noi non rispettiamo questi standard urbanistici, addirittura l'amministrazione propone 50 varianti urbanistiche con un unico atto nel centro storico. E dico, questo atto è già in consiglio comunale? È già in consiglio comunale, a mio avviso con grandi criticità. Intanto quasi tutte, buona parte delle varianti che si propongono, varianti puntuali vengono definite, sono sprovviste del parere obbligatorio e vincolante del Genio Civile. Ora, all'indomani di un terremoto... Non bruciare diciamo, la tua opposizione. No, io sono tranquilla, perché queste cose poi risultano degli atti. No, ma io invece ti volevo fare un'altra sì. domanda. Cioè, c'è la famosa frase, le idee camminano... Però dico, queste varianti, chiaramente queste delibere, non è che arrivano solo in Consiglio Comunale? No, vengono proposte dal vice sindaco in allora questo caso. Dico, com'è che arrivano? Cioè, è l'amministrazione tutta ad un tratto, si rende conto che ci sono tutte queste situazioni? Indubbiamente ci saranno state delle istanze. Ci sono una serie di istanze del cittadino. Un centro storico così vasto, con criticità vastissime, la mia perplessità riguarda anche perché queste 50 stanze, ce ne sono altre, come ci si muove rispetto alla parità di trattamento. Ti volevo chiedere proprio questo, come mai solo arrivano queste 50
e non c'è un discorso generale su tutto io il su centro questo sto storico. Rispondendo proprio su questo. Fermiamoci un attimo. Allora, Claudio, io ti chiedo scusa, perché tu potrei dire, cioè, ma io qua che ci sto a fare? Invece non è così, perché prima che iniziasse la trasmissione facevamo un ragionamento sulla validità della cultura a Palermo, che tra l'altro è una città culturale e multiculturale da tutti i punti di vista. Quindi noi riteniamo che una forte base culturale potrebbe migliorare veramente le condizioni di vita dei cittadini, soprattutto dei giovani. E quindi non è che tu, cioè, qua non c'entri, no, tu sei in maniera appropriata, la tua presenza è veramente importante, perché vogliamo anche il tuo contributo, non solo in questa discussione, ma un contributo di carattere generale che possa incidere nelle coscienze di noi poveri palermitani martoriati da Zamparini, che è la cosa più grave. Cioè, tu immagini, cioè, Zamparini gioca, cioè, e noi il nostro problema principale è Zamparini. Quello sarà più grave quando sarà in mano ai cinesi. No, ma per ritornare anche alla proposta che avevi fatto sulla trasmissione, sulla parola onestà, sì. È una parola così potente, così grande, che ha a che fare con valori immensi come la verità, la libertà. Essere onesti, insomma, non è solo un principio di filosofia etica, è una prassi che dovrebbe essere messa in campo quotidianamente, in ogni settore, in ogni ambito. E purtroppo abbiamo, secondo me, livelli di corruzione così alti, corruzione a tutti i livelli, non solo che riguardano cifre economiche, soldi, ma una corruzione proprio delle coscienze. E mi fa strano, molto strano, che in questa città non si dibatta più, non si rifletta più, non ci sia la possibilità di dire: questa è la mia opinione, io la penso così, e magari un'opinione possa anche, no, assicurare dei vantaggi a un'opinione più collettiva. Mi sembra una città governata da una oligarchia chiusa, che non discute più con nessuno, non discute su nulla. Mi sembra una città governata da persone decise, ecco, molto decise, no? Per cui tutte le espressioni che io avverto come cittadino a livello politico li sento come delle decisioni prese sopra la mia testa, no? Quindi delle decisioni su cui posso realmente incidere molto poco. E quindi quando si arriva a questo punto, che si ha l'impressione che un'oligarchia anche incompetente decida su qualsiasi cosa, mi sembra un momento terribile. Una presunzione proprio. Esatto, come una ibris, no? Dicevano i greci, una presunzione esagerata che li fa muovere su tutto senza avere più la voglia di ascoltare altre voci, altre possibilità, altre idee. Siamo costretti a parlare proprio del campo culturale. Ripeto, noi non vogliamo criticare, dico per carità, l'operato che già, anche se l'abbiamo, diciamo, delineato con queste tue poche parole, però già abbiamo detto intense, ecco. Però in effetti uno sforzo va fatto anche da parte di tutti gli operatori culturali, anche se è noto proprio questo fatto che c'è quasi pure da parte di molti operatori culturali quasi un abbandono di determinate posizioni che prima erano molto più evidenti. Dico, si è raggiunta questa tranquillità, come ti posso dire? No, dici o bene. C'è la speranza che possa ripartire, o c'è la sfiducia. Un meccanismo. Sì, la sfiducia è evidente, ma dico, in questa totale sfiducia può ripartire un meccanismo, non dico di rivoluzione, ma cioè, di rinascita perlomeno, di un senso proprio culturale vero? Sì, secondo me deve ripartire, ed è anche vero che in questo momento non sta vivendo il suo momento migliore, nel senso che io sento il silenzio, no? Aleggiare un po' dappertutto, è difficile proprio avere questo livello di, no? di speculazione anche intellettuale sulle cose, no? Per cui si discute sempre in termini
per quanto riguarda i centri, no, le fondazioni culturali, si discute sempre in termini di fabbrica, no? Come se c'è, indubbiamente l'aspetto economico ha condizionato un pochettino. Sì, tutto. Sì, ma non può essere. Però solo, non si può ridurre. No. Io penso che una società sana debba investire con coraggio nella cultura. Penso che ci debba essere, io quando dico cultura poi intendo formazione, intendo scuola, certo. Intendo università, no, intendo ricerca. Parlo con te perché so che tu hai un quadro completo, anche perché hai operato anche all'estero, poi insegni, quindi sei a contatto con i ragazzi, quindi vivi tutto un mondo culturale particolare, sì, io penso che debba essere proprio un discorso molto più ampio e molto più coraggioso. Quindi non considerare l'aspetto culturale come qualcosa che ha a che fare con dei bilanci che devono essere attivi, passivi o in pareggio. Si deve investire nella cultura. Insomma, qua stiamo parlando anche di una regione assolutamente deficitaria da tutti i punti di vista. Io tu sai, io dirigo le Orestiadi da tanto tempo a Gibellina, a questo onore, questo onere di dirigere un festival storico che è arrivato ormai a 35 edizioni importanti, e tutto il mondo artistico è passato da Gibellina e continua a passare, è un mondo artistico mondiale, non locale, no? È la dimostrazione che si può fare cultura, ma a quale prezzo e a quali sofferenze? No? Se io fossi il presidente della regione, a prescindere dalla mia, no, il mio coinvolgimento come ruolo, ma deciderei, prenderei delle decisioni e direi: Gibellina, le Orestiadi va protetto, salvaguardato, assolutamente, no, garantito. controllato, garantito. Deve vivere bene le sue stagioni, perché questo significa anche che il pubblico assiste a spettacoli anche edificanti da un punto di vista proprio del cuore e del cervello. Cioè, dovremmo alzare la qualità di ogni cosa. La qualità è bassa perché si è abbassato il livello. Nadia, mi dispiace, tu sei in politica, ma si è abbassato il livello proprio dell'intervento politico, sì, nel senso sì, più nobile del termine. Lei è un'eccezione, infatti, tu sei un'eccezione, per questo è qua. Tu sei un'eccezione, sei una voce, no, giustamente anche isolata all'interno di un sistema che ormai è diventato anche sistematico. Anche con scontri pesanti. Purtroppo i detti siciliani c'è una noce, non sa con scrusci. Detti, e questo noi dobbiamo fare in modo di fare sentire la voce di... Sul livello culturale, un dato che ho scoperto quest'anno che mi ha veramente lasciato senza parole, ho scoperto che a Palermo ci sono circa 50.000 analfabeti, 50.000 sono tantissimi, e circa 150.000 cittadini palermitani, su una popolazione di 670.000, hanno solo la terza media. E inoltre si è riattivato quel fenomeno dell'evasione scolastica. Quindi c'è un incremento dell'evasione scolastica, ci sono meno iscritti nelle scuole, negli asili, nelle scuole elementari e nelle scuole medie. Quindi abbiamo un processo di involuzione culturale, culturale grave. Però aspetta, dimmi. Un altro dato sulle questioni culturali. Palermo non investe niente, il budget dedicato per esempio a spazi museali, archivi, gallerie, quasi tutto il budget è utilizzato per il pagamento di spese del personale, si pagano 4,8 milioni, ma quasi tutte queste somme sono per le spese del personale. Lo sapete le entrate annuali che vengono dalla cultura del comune di Palermo a quanto ammontano? 96.000 euro. C'è una cifra veramente irrisoria. Sì, cioè, quindi non c'è un'attività di investimento reale se le entrate sono così irrisorie. Cioè, perché 96.000 euro da tutti gli spazi espositivi, gallerie, è veramente una cifra. Senti, sì. Perché non vorrei che la cultura ti mettesse predominasse. No, ma a me piace, io credo che debbano essere camminare equilibrato, insieme essere equilibrato. La cultura di solito viene prima dello sport, no? Sì, sono quelle piccole pagine. Allora, però ti volevo dire una cosa, no, a proposito di sport, ecco, mi hai dato lo spunto per chiederle. Cioè, il Comune di Palermo si voleva disfare del... No, guarda, scusa, come guarda, sta... io non l'ho capita. Allora, c'è un metodo. Io penso che il Comune
dovrebbe per prima cosa togliere il circolo del tennis dal parco della Favorita. Io ora l'indomani mi aspettavo così. Cioè, questa è la mia proposta, togliere No, il perché poi ci circolo. costruiscono, almeno fanno sport. No, senza Perché parco, noi parliamo di io parco. sono il parere di Ma non capisco com'è che No. vuole allenare lo stadio C'è delle un Palme. metodo, c'è un metodo. Io credevo che fosse solo un metodo della precedente No, amministrazione centrodestra, e tiene il e rom. invece un metodo Aspetta, che... e tiene il rom, ci sono case abusive. Ma non è reato costruire in un parco? Cioè, perciò Assolutamente. noi È tutto palermitani, cementificato, noi è non tutto. possiamo superare 20 km perché ci fanno le multe. Mentre i rom possono costruire case abusive all'interno e No, farci la ma pipì ovunque abbiamo in all'interno alcune del parco della Favorita, è un parlare. vie limitrofe, proprio questa amministrazione ha Ma l'ho concesso detto mille volte. lottizzazioni in alcune vie vicine al parco, che Ma avrebbero dovuto non essere dovevano essere costruite protette. nemmeno le case dei militari all'ingresso del parco della Favorita. Purtroppo, ahimè, non so se ci ho messo le mani pure io allora, inconsapevolmente, perché molte cose No, ma purtroppo può la capitare. cosa più grave, secondo me, è la mancanza di trasparenza. Nel senso che ci sono gli atti che sono importanti. Questi atti devono essere sottoposti all'esame del Consiglio, consentente, prelevati, approfonditi, discussi nel giro di tempi lunghi. Quando si parla del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, è un documento che prevede quali immobili alienare, quali immobili mantenere, quali immobili dare in concessione. Dal momento che il patrimonio comunale è vastissimo e questa delibera consta di parecchi allegati e di moltissimi numeri, secondo me non si può pensare di presentarla il giorno per votarla il giorno Va stesso. bene, il pacco, la Sì, confezione, tu devi comprare invece tutta la gli atti più confezione. importanti arrivano in aula in scadenza, quando non c'è più tempo per gli approfondimenti. Però Ed questa volta sei riuscito a bloccare ma qualche perché io cosa. studio di E notte? che cosa? No, devi dire, La tu devi verità, dire di studio di preciso, tu devi dire notte. precisamente cosa hai bloccato, cosa E voleva allora, fare il comune. avendo studiato di notte, cioè parlo di decine e decine, centinaia di pagine, Si può dire che fai le ore faccio piccole. le ore piccole. A un certo punto, in un allegato, in un punto di questo allegato, leggo che viene inserito nel piano delle cosiddette valorizzazioni. Per valorizzazione si intende la possibilità di dare in concessione Per a 50 privati anni. fino a 50 anni. Leggo che viene inserito anche lo stadio delle Palme, cosa che mi lascia senza Quindi decidono parole. per i nipoti, per i pronipoti, Tra per... l'altro, venivamo Questo è dalla. Filippo, perché Si decidono, ma confidando nel fatto che nessuno legge, decidono per nessuno ha tutti. il tempo o nessuno vuole, o comunque quasi nessuno in realtà approfondisce l'analisi di atti che sono spesso corposi, complessi, Ma come tecnici. Filoramo, che è tutto sportivo, No, sempre che corre, Filoramo, ha purtroppo in modo votato. incomprensibile si è opposto al mio emendamento. Io ho proposto in aula, ho fatto una battaglia d'aula che è durata parecchio tempo, forse qualche ora. Devo dire che il Presidente del Consiglio ha sposato questa battaglia, nel senso che effettivamente ha condiviso la mia eccezione, cioè sarebbe stato paradossale che lo stadio d'atletica, che è lo stadio pubblico per eccellenza, che deve garantire lo sport, uno degli obiettivi primari di una pubblica amministrazione è lo sport. Lo sport non solo è salute, ma lo sport è anche formazione, Si formazione poteva, dei giovani. questo stadio si poteva concedere a privati. Se questo stadio, se lo stadio fosse stato inserito nel piano delle valorizzazioni, avevano anche stabilito il canone annuo di 80.000 euro annui, considera che poco prima era stato concesso a privati lo stadio per eventi musicali, con un'entrata di 3.000 o 6.000 euro, non ricordo, a fronte a migliaia di biglietti venduti, quindi entrate che superano sicuramente le 100.000-200.000 euro. Quindi la previsione di dare in concessione a privati, unita al fatto che è in cantiere un regolamento che prevede che lo stadio può essere utilizzato per finalità diverse dall'atletica, si correva il rischio che si dava a un privato per poco, che il privato ne faceva l'uso che voleva perché poteva anche darlo per eventi, quindi subconcederlo per eventi o utilizzarlo No, direttamente per eventi, e i cittadini per poter andare a correre devono devono pagare una pagare tariffa. per...
abbiamo capito tutto. Cioè... No, ma mi aggiungo a questo. Devi per forza intervenire. No, intervengo perché la stessa cosa sta succedendo anche per quanto riguarda gli spazi dedicati alla cultura, al teatro, no? Perché durante questa giunta abbiamo visto la chiusura del Teatro Bellini in una piazza storica importantissima. Teatro Garibaldi che fino a il Teatro Garibaldi avevi... c'è stata una delibera fatta il 31 dicembre alle 5 di sera di assegnazione di uno spazio pubblico di esclusiva proprietà comunale a un privato che lo abita come se fosse casa sua. Non capisco questa delibera, che cosa significa e come è stata fatta e approvata. Ripeto, ha una data veramente, no, incredibile, perché neanche Ciancimino le faceva il 31 dicembre, però loro questa giunta sono riusciti a farla. Il Monte Vergini è stato chiuso, è assegnato al Teatro Stabile, è diventata solo l'esclusiva. Cioè, al Teatro Stabile Nazionale. Che al Teatro Stabile Biondo. Che sarebbe dovuto essere nazionale, ma che non è nazionale perché non ce l'ha fatta. Vabbè, secondo loro i parametri. Però già lo chiamano nazionale. Però già loro lo chiamano nazionale. No, anche la decisione, diciamo, del sindaco di prima fare eleggere Roberto Alaimo, poi di dimetterlo, te la dice lunga anche sull'atteggiamento padronale della città. Insomma, questo è un sindaco che se vuole cambiare il pavé di via Roma e asfaltare lo fa, cioè non c'è nessuno che gli dica guarda non lo puoi fare, ci sono delle leggi, delle regole. Diceva benissimo Nadia, la trasparenza è quella che manca. Ora, quando si assegnano per bando gli spazi culturali alla città, è semplicemente un impoverimento del bene pubblico, della collettività, è semplicemente un depauperamento delle proprietà comunali. Sul Bellini io avevo proposto l'acquisto, ho detto compriamolo il Bellini, compriamolo perché di privato. Concludo dicendo una cosa importante da dire, che chi naturalmente può vincere questi bandi di assegnazione? Solo chi ha denaro, idee speculative, dici bene, no? Che chiaramente ci faccio i concerti allo Stadio delle Palme, poi chi se ne frega, faccio pagare 3 euro l'ingresso a tutti i cittadini, uno spazio libero, quindi diventa, no? Alienato alla comunità. Privatizzato. Allora, ma come mai sto come, fatto? Come il verde del centro storico che da verde pubblico dovrebbe diventare, secondo queste varianti, verde privato. Dico, quindi significa praticamente io abdico al mio ruolo di governante della città, abdico e lo faccio attraverso i privati che poi sono... Io sono contento, cioè... Una bella combinazione. Sono contento, ma allo stesso tempo io non sono dispiaciuto, perché dico... non è possibile che ancora avvengano questi fatti e che tutti rimangano impuniti, e solo perché io le dico, io posso sembrare uno che sono invidioso oppure che possa essere di parte, non è così, perché il fatto che io dia libero spazio a persone come voi, ciò dimostra che in parte ho ragione. Filippo, cioè, questa città, Filippo, sei un uomo libero, no, e do la possibilità di parlare. Poi se loro vogliono venire, Orlando è stato invitato, non viene, che ci posso fare? No, figurati, se viene qua ci confrontiamo, dico, perché posso avere torto io, non è, io riconosco perlomeno questa sensibilità di riconoscere un torto nel momento in cui lo compie, dico, per carità. Però è vero che all'ordine del giorno del Consiglio Comunale ci sono 50 varianti da approvare, è vero che c'è un piano regolatore che doveva essere rivisitato e non è stato rivisitato, è vero che la giunta aveva messo un vincolo al verde pubblico, però se poi procede con le varianti che vincolo ha messo, è un vincolo assurdo. Come è vero che per quanto riguarda la politica culturale c'è qualche cosa che io non capisco, posso essere in parte interessato, vabbè, ma mi posso confrontare, non mi si dà la possibilità di confrontarmi, e secondo me questa è la cosa peggiore, perché sarà una città onesta, i palermitani saranno tutti onesti, non abbiano nulla, però ci manca la libertà, quindi che non ne facciamo dell'onestà? Abbiamo un'onestà fasulla, certo, perché sì. La vera onestà è quella, l'onestà mentale, che fa scaturire la libertà, altrimenti a me. Ma ripeto, siccome viviamo in un mondo di pazzi, i primi pazzi siamo noi, però essendo pazzi ci possiamo consentire di dire anche questo, esatto, diciamo, di confrontarci.
Ecco perché vi vorrei ancora, anche perché vedi Claudio, avevo nove pagine di appunti per la tua attività teatrale. No, no, e c'è, ti non chiedo, c'è. No, dico perché sì. Poi amiamo, tornerà, Claudio tornerà. Perché Claudio Collavà non è nessuno, è un grosso personaggio palermitano che, come ho detto all'inizio, non ha i giusti riconoscimenti, quindi probabilmente lui gira l'Europa e ha i riconoscimenti. Poi a Palermo non c'è quella, e quindi dobbiamo ricorrere, con tutto il rispetto dei presentatori, a direttori artistici particolari, o a registi particolari, o assessori particolari, ma se sono altri l'avevamo qua, con quale motivo? È come se avevamo l'allenatore il più importante di calcio palermitano e dobbiamo scegliere, per me piace Arcoleo, no, Arcoleo non lo dobbiamo scegliere, dobbiamo scegliere tutti, uno, nessuno e 100.000. Che dire, vi devo solo ringraziare, mi dispiace che la trasmissione dura poco. Buonasera a tutti.